Gamasca e poi la provincia di Brescia. Belotti, Ateneo Lombardia. Allora, ci sono varie ipotesi. Ovviamente Non la prima, risponde Belotti sulla realtà. di È stata colpita perché non ha fatto la prevenzione, anche lui non ha fatto la prevenzione. Beh, Belotti straparla e nasconde la realtà. Anche lui quando era in Parlamento, al posto di occuparsi della riduzione dei parlamentari e di fare un colpo di Stato e una dittatura contro i cittadini, doveva informarsi perché il coronavirus era già noto nei giornali scientifici e dovevano predisporre una quarantena per chiunque arrivava dalla Cina. E il paziente zero che è venuto qui in Lombardia a infettare tutti, da ore al serio, non andava a infettare tutti. Belotti spara, fa retorica, dice: una grande festa di comunità, dai, festa di comunità, che sono degli incapaci, degli non si incompetenti. poteva certo Copre chiedere anche le sue responsabilità, quelle di Salvini, che diceva apriamo sin dalla tutti, partita. tutti aperti, non No, dobbiamo c'erano rovinarci, almeno dobbiamo 3 mesi continuare le attività economiche. E dovevano fermare anche il campionato subito, mica adesso. Belotti nasconde anche le sue responsabilità. Votiamo no a questi incapaci incompetenti. Votiamo no alla riduzione dei parlamentari e facciamo sì che personaggi come Belotti non vadano più in Parlamento, che non ha fatto niente per impedire il coronavirus, fare la prevenzione. Dovevano fare la quarantena per tutti quelli che arrivano dalla Cina, al posto di tuttavia votare la riduzione dei parlamentari e fare il piano della P2 è ancora una dittatura contro i cittadini. Belotti, come anche il suo amico Massimiliano Romeo, condannato in primo grado perché si è fregato i soldi in Regione Lombardia, eppure continua lì in Parlamento e non ha fatto niente come Belotti. Votiamo no a questi incapaci che adesso fanno la figura degli impegnati, sono loro anche loro i responsabili. In Parlamento cosa c'è stato a fare fino adesso? Questo che fa, facciamo una commissione d'inchiesta. Bisognerebbe fare la commissione d'inchiesta su loro, sui parlamentari, sul governo, sul ministro, su tutti che non hanno predisposto la prevenzione del coronavirus e invece erano lì a votare la diminuzione dei parlamentari. Una vergogna. Votiamo no a questi incapaci incompetenti, che chiaramente ospita Tele Lombardia senza nessun tipo di critica, senza nessun tipo di discussione, cioè, con ovviamente Telelombardia che ospita sempre questi esponenti senza dire niente. La realtà dei fatti è che sono anche loro responsabili. Votiamo no. per dare un sostegno alle tante persone, soprattutto anziane, che stanno in casa, che sono chiuse in casa da Il sostegno anche da dare con l'informazione su tutti gli ospedali che sono sul coronavirus e se uno deve andare per una frattura va in un ospedale come San Raffaele che è pestato di coronavirus e si infetta pure lui. Mandiamoli a casa, votiamo no a questi incapaci, incompetenti che hanno causato il disastro, votiamo no alla nuova P2, votiamo no a Belotti, no a Massimiliano Romeo, no a Renzi, no a Di Maio, no alla nuova P2 che hanno diminuito i parlamentari. Che si sono buttati anche loro per cercare di dare il meglio e in Di dare il questo meglio, si di può dare il fare meglio di me. veramente Hanno migliorare. fatto Io devo tutti, ascoltare prima di mandare un chiaramente messaggio per spiegare bisogna intanto riaprire, non bisogna rovinare l'economia e non ha fatto niente. questo Anche sia dire perché qui la ragione in che mi ha Lombardia fatto non ha nessuna subito era critica. soltanto Votiamo no a questi che incapaci incompetenti, votiamo no a col Covid questi nuova P2 di Cioselli che hanno rovinato l'Italia con il coronavirus. Votiamo no al referendum, mandiamoli a casa. Se votano al referendum devono andare a casa, anche Belotti deve andare a casa. Si rifanno le elezioni e non devono andare più in Parlamento. Votiamo no.